Il corpo di Golia, ucciso da David, e le truppe filistee in fuga possono essere viste sullo sfondo a sinistra. Si pensa che la figura ritratta in veste di David sia il rampollo di una famiglia famosa, forse lo stesso individuo ritratto da Paolo Veronese nell'opera Uomo con pelliccia. Quando dipinse quest'opera, Gauguin aveva esaurito le possibilità di rappresentazioni selvagge della vita bretone a Pont-Aven. Nel 1889 si recò nella zona più remota di Le Poudou nel tentativo di riconquistare aspetti caratteristici. L'artista ha reso l'immagine più cruda e meno attraente, ingrandendo i piedi e dando ai volti espressioni volgari. Durante gran parte del 1891 Monet lavorò a una serie di dipinti che raffiguravano gli alti e sottili alberi di pioppo che costeggiavano il fiume Ept vicino alla sua casa di Giverny, in Francia. Usando una barca a remi in grado di contenere più tele contemporaneamente, Monet dipinse 24 quadri di pioppi dal suo studio galleggiante. Grazie allo stemma in alto a sinistra, l'opera può essere collegata come dono al matrimonio di Anna della Torre e Giambattista Pindemonte a Verona nel 1547. Le radiografie del lato destro hanno rivelato un'altra figura nella zona della tenda che potrebbe essersi persa durante un precedente restauro. Claude Lorrain fu uno dei maggiori esponenti della pittura francese del XVII secolo. Lavorando a Roma, guadagnò una buona reputazione, in particolare per i suoi paesaggi. La scena pastorale qui presentata mostra pienamente la squisita abilità dell'artista nel realizzare le sfumature di luce e l'atmosfera. Il grande Rubens fu il pittore più rappresentativo delle Fiandre del XVII secolo. Si ritiene che i modelli di questo lavoro siano stati i figli del fratello maggiore dell'artista. Presumibilmente uno studio per un dipinto a olio più grande mostra le pennellate veloci del maestro e il vivido metodo di rappresentazione, in particolare nelle guance carnose dei bambini. L'opera risale al secondo periodo milanese dell'artista. La tavolozza dei colori scura, ma ricca, le pennellate vorticose. Qui Magnasco mostra la bellezza e il potere della natura in contrapposizione con la piccola esistenza impotente dell'umanità. Dopo le ere d'oro e d'argento degli dèi, i primi movimenti pulsanti dell'umanità, nell'età del bronzo, si esprimono nella forma del risveglio di questo giovane. Le gambe non hanno forza e sono ancora rilassate, le forme chiaramente definite. Il movimento è quello di una persona che si sta risvegliando. Questo lavoro riflette il senso di tragedia dell'artista mentre soffriva per i propri malanni e per la morte dei suoi amici. La profonda religiosità dell'opera si ispira a Rembrandt. Il motivo dei gradini che si snodano verso il basso appare in diverse opere del maestro olandese e la forma a S fornisce all'opera un movimento compositivo. Takeko Kuroki era la nipote di Matsukata, la cui collezione d'arte è esposta in questo museo. Takeko viveva a Parigi mentre suo marito studiava il mercato internazionale per il Ministero delle Finanze giapponese. Appassionati collezionisti, furono loro a presentare Matsukata a Claude Monet nel suo studio di Giverny. L'uomo d'affari avrebbe poi acquistato molti pezzi direttamente dall'artista. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!